Ciao ragazzi e bentornati a Che Film Vediamo Stasera. Da tanto non parliamo, in realtà Guardiani della Galassia l'ho visto da parecchio, ma ho voluto dare la precedenza a Sense8 perché nel mio cuore Sense8 davvero ha aperto una breccia. E perché su Guardiani della Galassia ormai tutti l'avrete visto, tutti avrete avuto il vostro giudizio, alcuni miei amici l'hanno idolatrato, altri l'hanno mediamente blastato, e io mi colloco in una posizione intermedia, forse più vicina, ahimè, a questo secondo punto. Ma prima di vedere perché, parliamo un po' di Guardiani della Galassia per quei pochi, tre sfigati che magari non l'hanno visto. Scusate per lo sfigati, non voleva essere di sfregio. Intanto, un inciso importante. I film dei supereroi forse mi stanno cominciando a stancare. Soprattutto parlo di quelli Marvel. I DC non è che abbiano fatto nulla di che, sia ben chiaro, ma quantomeno provano e continuano a provare, o almeno spero che continueranno a provare, una propria strada. Detto questo, i film Marvel perché mi stanno stufando? Perché cominciano a essere davvero delle ripetizioni sempre uguali, con lo stesso canovaccio, lo stesso sviluppo, a livello tecnico sempre sicuramente interessanti. Capito, no? Ma veniamo a questo Guardiani della Galassia volume 2. Guardiani della Galassia parte più o meno dopo le vicende del primo capitolo, magari in mezzo ci saranno state molte scorribande, una di queste arriva proprio nei titoli iniziali. A seguito di questa scorribanda, il gruppo di eroi / antieroi Marvel deve scappare, è inseguito da una flotta gigante e finisce bello sforacchiato, diciamo, su un determinato pianeta, dopo aver avuto l'aiuto di un qualcuno decisamente forte. Questo qualcuno si rivelerà poi essere, e questo è uno spoiler, ma è uno spoiler in realtà ai fini della trama davvero insignificante, il padre di Star-Lord, o quantomeno colui che dice di essere il padre di Star-Lord. Così abbiamo lasciato almeno questa porta aperta, ecco. A questo punto poi la storia si dividerà, perché il gruppo si dividerà, e quindi il film diventerà un film un po' doppio, in cui vedremo da una parte le vicende di alcuni, dall'altra quelle degli altri. Non entriamo però in merito più di così, perché davvero magari c'è qualcuno che ancora non l'ha visto e vuole vedere questo video senza rovinarsi il film. E quindi entriamo subito a gamba tesa con la valutazione finale, che purtroppo, come dicevo, è un valore di 18 su 25, quindi stiamo su una sufficienza più alta del classico 6, ma non è che ci siamo allontanati così tanto. Perché? Da una parte perché io sono stato un grande fan del primo Guardiani della Galassia, l'ho apprezzato perché, malgrado certe dinamiche che siano solide film Marvel, lui riusciva un po' con il cazzeggio, un po' con una vena e una verve propria e un carattere proprio molto forte, quello dei poi vari eroi, a staccarsi da tutto il resto della produzione Marvel. Qui lo fa meno, un po' perché tutta la produzione Marvel sta tendendo a riempirsi di battute, un po' perché questo film, più che un'avventura di eroi, sembra un film comico ambientato nello spazio. Comicità che, soprattutto nella prima parte del film, mi ha addirittura arrivato a infastidire, sembrandomi davvero troppo forzata. Poi sì, per fortuna dopo un certo punto riesce a trovare un equilibrio e ha dei momenti davvero spassosissimi, sia ben chiaro, ho riso tanto, ma complessivamente il film ne è uscito un po' maluccio rispetto soprattutto al paragone, ripeto, con il primo capitolo. La comicità però non è il problema di questo film, è solo stato qualcosa che mi ha infastidito. Il vero problema è un altro, è la ciccia. Ora, quando parliamo di un cinefumetto, io non mi aspetto una trama articolata, però un minimo di qualcosa ci deve stare. E qui questo minimo di qualcosa è davvero un minimo storico, quindi già abbiamo una trama troppo esigua, che in più viene portata avanti in modo banale. I colpi di scena non sono colpi di scena, i ritmi sono mal gestiti, e tutto questo contribuisce a rendere questo cinefumetto divertente, ma nulla più. Io mi sono divertito, ma è finita lì. Un po' un peccato. È vero, in questo film si parla di maturazione dei personaggi, è un film, alcuni l'hanno paragonato all'adolescenza dei Guardiani della Galassia, ed è sicuramente vero, però questa adolescenza, per quanto mi riguarda, è stata troppo banale. Magari alcuni di voi però saranno fra quelli che vedranno questo film e se ne innamoreranno. Non fatevi magari distruggere la visione da me, ma comunque, come sempre, vi invito a vederlo e magari a commentare qui sotto per parlarne un po' insieme. E vediamo di entrare subito però nella pagella per sviscerare a dovere questo film. Punto primo, fotografia, regia e montaggio li uniamo a direzione artistica generale, perché hanno la stessa valutazione, ossia 4 su 5. E magari sarete spiazzati dall'aver appena blastato il film per poi assegnare un 4. Ma no, in realtà a tenere su questo film è proprio questo. Ormai dal punto di vista tecnico la Marvel ha capito come gestire tutto, quindi ancora una volta a livello visivo il film funziona, è molto bello. Mancano dei momenti di genio, ecco perché non il 5. Qualcosa
cosa c'è in realtà, sto pensando proprio a una sequenza che più che altro è grandiosa per i tempi comici, ma mancano quei momenti in cui fotografia, regia e montaggio confluiscono insieme anche alle idee a formare qualcosa, qualche sequenza davvero epica. Basta pensare ai primi istanti di Guardiani della Galassia, quando Star-Lord sta andando a rubare e intanto balla, canta, e c'è quella scena, è davvero, tu ti siedi in sala, la vedi e capisci tutto del film. Ed arriviamo alla direzione artistica generale, che come dicevo è ancora una volta un 4, ancora una volta a livello visivo funziona tutto, ma perde un po', soprattutto dal punto di vista della colonna sonora, che ho trovato estremamente meno ispirata del primo capitolo. Di questo un po' sinceramente mi sono dispiaciuto, perché poi scindere i Guardiani della Galassia dalla musica è davvero qualcosa di difficile. Ancora una volta tanti pezzi interessanti, ma a parte uno che davvero mi ha coinvolto ed emozionato, tutto il resto nemmeno me lo ricordo, e quindi arriviamo al lavoro degli attori, che ancora una volta ha una valutazione di 4. Non l'ho messo insieme perché ne voglio parlare un po' più approfonditamente nell'arco di pochi istanti. Comunque, dal punto di vista recitativo nulla da eccepire, come sempre tutti fanno il loro lavoro e sono bravi a farlo. La cosa bella di questo film però è la scrittura dei personaggi, perché il film abbandona un po' la trama per dedicarsi proprio alle dinamiche interne del gruppo e alle dinamiche interne di ogni personaggio, quindi alla sua maturazione. Ecco perché certi lo hanno davvero apprezzato. E sotto questo punto di vista in effetti i personaggi sono ben scritti, le relazioni e le dinamiche sono ben scritte e accompagnano davvero in un'adolescenza i nostri eroi. Purtroppo questo non può salvare la resa generale, che comunque necessita di una trama, ma per parlarne entriamo nel prossimo punto. Trama, intreccio e ritmo, valutazione di 3, e forse sono stato buono. Perché una sufficienza e nulla più? Come dicevamo, la trama è praticamente inesistente. Se a questo aggiungiamo un intreccio che rasenta il banale per voler essere buoni, la quasi assenza di uno sviluppo di trama, o quantomeno di uno sviluppo non totalmente prevedibile, che è davvero intrecci gli elementi ci sposti per la galassia. Ora, ok, è un cinefumetto, ma anche nel primo Guardiani della Galassia, che non aveva una trama così articolata, però tutta questa trama era ben gestita, gli incastri, gli spostamenti, la variabilità era gestita sicuramente meglio. E tutto questo poi è affiancato davvero da una scontatezza di tutte le vicende di ogni personaggio troppo alte. Questo banalizza completamente il risultato finale, che riesce anche dal punto di vista, tra l'altro, del ritmo a fare una brutta figura. Guardiani della Galassia con un ritmo a tratti noioso non si può vedere, non noioso è il termine sbagliato, a tratti troppo lento, forse soprattutto in una parte centrale dello sviluppo del film, non si può tenere tutto in piedi solo con la comicità, che sicuramente riesce a rendere questo film estremamente divertente. Sia ben chiaro, davvero ho riso tantissimo, ma ero andato lì non per vedere un film comico. Se voglio vedermi un film comico mi metto Frankenstein Junior. Emozioni, coinvolgimento e temi trattati. Altra valutazione di 3, altro punto basso. Da una parte questo film mi ha conquistato. Perché? Perché approfondisce i personaggi, perché vuole scegliere un tema, quello della famiglia, e parlarcene. Parlarcene dal punto di vista del gruppo, ma parlarcene anche dal rapporto di Star-Lord con questo ipotetico padre. E tutto questo è bello. È bello perché comunque sia in un cinefumetto che alla fine è chiaramente qualcosa di adolescenziale, anche se lo apprezziamo pure noi magari di 30, 40, 50, 60 anni, è comunque bello che voglia farlo, che voglia dire qualcosa e lasciarci qualcosa. Purtroppo però tutto questo, come ho detto, è ammorbato dal mio punto di vista dalla comicità eccessiva e dalla gestione sbagliata e sforacchiata della trama, che mi ha reso poco partecipe in tutte le vicende. Quindi per cui appunto sorrido tanto, apprezzo la scelta, ma alla fine non sento quella connessione empatica con i personaggi, e questa cosa fa sì che tutto, anche quello che c'è di bello, diventi più basso come livello. Mi dispiace. Insomma, come mi avete visto, molta amarezza. Ripeto, magari in buona parte tutto questo dipende da quanto mi stia cominciando a stufare della ricetta Marvel. E di questo mi dispiace sinceramente, perché da cazzo, da nerd e fan dei fumetti, non potevo pensare di arrivare a qualcosa del genere. Spero che si riaddrizzi un po' il tiro, spero che cominci ad arrivare un po' di dramma, un po' di vicende ben intrigate, chissà. Non sono uno di quelli che ha apprezzato il trailer di Thor, perché mi è sembrato già dirmi tanto della banalità di tutto quello che potrebbe essere, ma magari mi sbaglio e voglio sperare di sbagliarmi, vedremo. Detto questo, vedete Guardiani della Galassia? Commentate qui sotto, soprattutto se avete un punto di vista differente. Ho letto anche delle belle analisi di tutta la questione del rapporto dei personaggi, di quello di cui abbiamo parlato come, diciamo, nota positiva, anche del tema della famiglia, ecco. Ma ripeto, dal mio punto di vista, come film in sé, il risultato questo, nulla di più, nulla di meno. Detto questo, con un po' di tristezza nella
d'anima. Vi saluto ragazzi, ciao, alla prossima, grazie, bla bla bla, condivisioni, like, le solite cose. E niente, buona visione ragazzi.